Prosegue il viaggio della Winter Marathon, destinazione Canazei, dove come ogni anno ci sarà la sosta cena e poi si proseguirà per il passo del Pordoi. Finestrino a parte, come sta andando? Bene, bene, bel divertimento, una cosa un po' particolare ma un bel divertimento. Poi sento che qui dentro siete al calduccio. Sì, qua al calduccio, sì, sono messi più male quelli davanti probabilmente. Motori caldi, si va. Motori caldi, si va, si può andare, strade giuste, andiamo. Aspettate la cena? Sì, dai. Abbiamo fame, ma ci divertiamo, ci mangiamo le curve noi. Cala la sera, ma non il ritmo delle auto e soprattutto lo spettacolo. Curve contro curve in salita impegnano piloti e navigatori, chiamati entrambi ad un duro lavoro. Anche gli stop a carburante vanno pianificati perché il rifornimento richiede tempo. Rifornimento d'obbligo? Per forza, perché siamo giusto a metà gara, forse ce la si faceva anche senza, ma è meglio essere sicuri. Parliamo di questo rifornimento, cosa che dovete mettere? Verde e poi? Dobbiamo mettere la verde e poi l'additivo, perché queste sono le macchine che avevano bisogno della benzina col piombo. Questo è l'additivo che ha risolto tutti i problemi. Quanto additivo ogni quanti litri? C'è una scaletta qui, in base ai litri che si mettono c'è una scaletta che dice, eccola qui la scaletta, noi vediamo i litri, pompiamo l'additivo e poi lo mettiamo in base ai litri che ci sono andati. Come sta procedendo? Ma insomma, discretamente, diciamo, ecco, noi una volta ci tenevo moltissimo, adesso si fa un po' più in souplesse il tutto. Ecco. Scusate che scappiamo perché il tempo preme, siamo in prova speciale. Superati i passi Pramadiccio, Lavazzei di Costalunga, a Canazei è in programma la sosta cena. 45 minuti per sconfiggere la fame e per stilare un primo mini bilancio della giornata. Sono molto teso, è la prima volta ma sono veramente teso, non pensavo mi facesse questo effetto. Macchina tutto a posto? Sì, la macchina a postissimo, perfetto. Vicari guidi, pronti a ripartire? Pronti. Tutto a posto finora? A posto, sì. Macchina, problemi, nulla? Nessun problema, strade belle. Ottima manifestazione, dai, fino ad ora ci stiamo divertendo. Signora, non mi dica che ha freddo. No, mi sto mettendo delle calze. Tutto bene finora? Sì, tutto bene, tutto bello. Speravo nella luna per poter vedere meglio le montagne, ma... Ha guidato o ha fatto solo da navigatrice? Faccio solo navigatrice. Fratelli Bani KO quest'anno, come mai? No, un problema tecnico, ci ha costretti allo stop. E adesso cosa fate? E adesso seguiamo la gara con l'assistenza e arriviamo fino a Campiglio a consegnare il vin brûlé ai fortunati che arriveranno all'arrivo. Per lei fino a questo momento che Winter Marathon è? Direi molto bene, temperatura perfetta, fondo perfetto, macchina perfetta, compagno perfetto, tutto a porto. Adesso arriva al Pordoi? Adesso arriviamo al Pordoi, mi sembra, no? Devo chiedere a lui perché io penso solo a guidare. Teme il Pordoi? Abbiamo le gomme chiodate, per cui non dovremmo avere problemi. Pierluigi Bozzetti, meglio la Winter di quest'anno o dell'anno scorso? La Winter di quest'anno, perché stiamo gareggiando con l'amico Biagio e stiamo facendo dei numeri molto divertenti, e quindi meglio quella di quest'anno sicuramente. Pensavo per la compagnia. Anche. E tu sai perché. Thank you.
dopo cena non è un amaro e nemmeno un grappino, bensì risponde al nome di Passo Pordoi. Il termometro segna in meno 4 gradi, non troppo freddo per essere a 2239 metri. Le tappe successive sono Arabba, Passo Campolongo, Corvara, Passo Gardena, Selva di Val Gardena, Ortisei, Passo Pinei, Castelrotto, Siusi e Fiello Scigliar, dove, grazie al posizionamento di un controllo orario, riusciamo a raccogliere le voci stanche dei protagonisti. Madonna di Campiglio è un po' più vicina? Sì, speriamo che arrivi presto. Stanchi? Non ce la facciamo più. 2 minuti dobbiamo entrare. È dura. Un centinaio di chilometri, poco più, e poi si arriva a Madonna di Campiglio. Stanchi? Sì, stanchi, ma divertiti molto. C'è tanta neve, le strade sono bellissime, ci hanno divertiti parecchio. Le prove cronometrate, cosa ne pensate? Belle, belle, più belle dello scorso anno, e vediamo come va però l'arrivo. Ma allora, sul sito ci dicono che siamo 13esimi al terzo intertempo. Madonna di Campiglio più vicino, ma anche il laghetto domani. Anche il laghetto? No, impossibile, non ci arriveremo mai al laghetto. Ci ritroviamo domani? Speriamo. Non bastava una macchina di qualche anno anche con il carico? No, beh, ma un po' il problema di mettere le gomme, perché sono un po' troppo grossi, secondo me le crea andare su. Stanchi? No, un pochino, ma comunque adesso andiamo tranquilli. Come va? Molto bene. Stanchi? No, per adesso no. Vogliamo sapere ancora quali sono le prove che abbiamo davanti, che sono quelle più preoccupanti forse, però per il resto divertente. La novità di quest'anno, ve la comunichiamo adesso, è che si arriva a Madonna di Campiglio ma si riparte subito, un nuovo giro si arriva domani mattina. Vuoi provare la mia macchina? La carovana della Winter Marathon prosegue il suo viaggio in direzione Campiglio. A Bolzano i concorrenti incontrano la grande novità dell'edizione 2009. Siete voi i veri eroi della Winter Marathon, tutti scoperti, un freddo incredibile. Io almeno mi diverto a guidare, lei si fida e legge le note, brava. Fa freddo? È un po'. Abbiamo visto che sei costretta a tenere il braccio largo tutto il tempo. No, beh, ma quella non è la cosa più scomoda. Vediamo poi questa manica incredibile, sembra veramente i piloti di un tempo. Senza parafanghi, quando c'è un po' d'acqua, due muri di acqua vengono in faccia. Un po' di invidia per quelle persone che hanno corso con la macchina coperta? Anche un po', ma zero.